alla, al picco. E poi adesso c'è la grande questione italiana. Da qualche mese si sente sempre più insistentemente parlare di riapertura di una politica di estrazione del petrolio italiano. Tant'è che lei ha scritto un libro con un titolo sibillino, che apparentemente non c'entra nulla col petrolio, Il paese degli elefanti. Perché? Sì, perché fu in un'altra trasmissione in cui feci questa battuta, perché dissi che dire che l'Italia era un paese ricco di idrocarburi era come dire che c'era, che era il paese degli elefanti, perché ce n'erano due allo zoo di Pistoia. Questa era la battuta. Allora, da questo è nato poi il libro, che essenzialmente poi si occupa di picco del petrolio e di riserve italiane. Quanto petrolio abbiamo in Italia? Tanto in Italia poco. In Italia ne abbiamo poco, evidentemente loro ci tengono tanto a tirarlo fuori, e va anche bene, voglio dire, facciano come vogliono, però non ce lo facciano passare come salvataggio della patria, perché questo non è. Quanti anni di garanzia ci darebbe? Diciamo, per le risorse cosiddette 2P, che sono quelle certe più quelle probabili, siamo sul livello di poco più di 2 anni. Quindi forse non vale la candela rispetto anche a quelli che sono gli scenari di futuro che abbiamo visto, perché poi il problema è che il petrolio, che costi caro, che costi poco, che ce lo si abbia in casa o no, genera tutti i problemi sul clima, e quindi in realtà dovremmo lasciarlo sottoterra. Diciamo che un articolo di Nature dice che se vogliamo rimanere nei 2 gradi centigradi, il 50% delle risorse petrolifere dichiarate devono rimanere nel sottosuolo. Fatih Birol, che è economista all'Agenzia Internazionale per l'Energia, ha detto qualche tempo fa che dobbiamo abbandonare il petrolio prima che il petrolio abbandoni noi. Allora mi sembra che in fondo questa è la direzione che dobbiamo seguire, e c'è un paese in Europa che lo sta già facendo. Luca Pardi, presidente di Aspo Italia, ci ha aiutato a chiarire qualche contraddizione nel mondo del petrolio, e soprattutto a dare qualche suggerimento alla politica italiana per avere una maggiore coerenza. Insomma, non si può avere il barile pieno e la moglie ubriaca, per dire, no? E quindi io, prima di portarvi in un grande paese europeo, grande per cultura, per visioni, che è la Danimarca, dove la scelta di governo è molto coerente ed è uscire dal petrolio entro il 2050, saluto Luca Pardi e vi do appuntamento dopo la pubblicità.